Oggi il Vangelo ci propone tre brevissime parabole, parabole del regno, che hanno un filo conduttore molto interessante che le collega. Le prime due parabole, quella dell'uomo che trova il tesoro nascosto nel campo e quindi vende i suoi beni, compra il campo e diviene proprietario legittimo del tesoro, e quella del mercante di perle che trova una perla preziosa, vende i suoi beni e poi la compra, rappresentano quello che in rapporto al Vangelo del Regno dovrebbe accadere durante la vita. La terza parabola, quella della rete piena di pesci, tratta a riva, ed in cui i pescatori distinguono tra i pesci commestibili e quelli che non sono buoni da mangiare, quindi li gettano, rappresenta invece il frutto ultimo del fatto di essersi fatti durante la vita discepoli del regno, cioè la mietitura finale, il giudizio finale, come Gesù stesso illustra il significato di questa parabola. Ecco che allora, dall'insieme di queste tre parabole, possiamo cogliere anche un insegnamento di tipo educativo. Tutto il lavoro che facciamo durante l'età evolutiva, durante il periodo dedicato all'educazione, ma anche all'apprendimento, ma anche alla preparazione scolastica e universitaria, è in qualche modo la condizione necessaria per essere pronti nel momento in cui la vita ci chiederà conto di ciò che abbiamo appreso, di ciò che abbiamo fatto nostro. Nel momento in cui entriamo nel mondo del lavoro o nel momento in cui ci spendiamo pubblicamente per qualcosa, lì si vedrà ciò che abbiamo appreso, ciò che abbiamo appreso per davvero, ciò che abbiamo fatto nostro, ciò che è divenuto una consapevolezza profonda e significativa all'interno della nostra mente, all'interno del nostro cuore. Nel Vangelo vi è anche un'ultima immagine con cui si chiude il brano che ci viene proposto nella lettura di oggi. L'immagine del saggio scriba che, una volta divenuto discepolo del regno, si comporta come quel padrone di casa che estrae dal suo tesoro cose nuove e cose antiche, cioè che è capace di far sintesi della legge antica e del Vangelo del Regno. In fondo, anche un insegnante, per ottenere il risultato educativo e formativo di cui ho parlato prima nella mia lettura pedagogica di quelle tre parabole evangeliche, in fondo anche un insegnante è chiamato a comportarsi come questo saggio scriba, sempre pronto a trarre dal tesoro della sua cultura quello che è, diciamo così, un patrimonio stabile, ma sempre disponibile a rigenerare il patrimonio stabile delle sue consapevolezze alla luce di sollecitazioni nuove, sollecitazioni che vengono dalle emergenze del tempo presente, sollecitazioni che vengono dal mondo del lavoro e dal mondo delle professioni, per cui siamo chiamati sempre ad aggiornare le nostre consapevolezze, le nostre conoscenze, sollecitazioni che vengono anche da quello che è il dialogo educativo e didattico con i nostri allievi. E quindi anche noi insegnanti siamo chiamati, come il saggio scriba, a saper valorizzare quelle che sono le nostre consapevolezze profonde, ma anche saperle rigenerare di giorno in giorno, rendendole sempre nuove per i nostri allievi.